Un partito è una struttura chiusa, un movimento d'opinione è una stanza aperta. Un partito è un paesaggio senza orizzonte, un'associazione è una spiaggia sull'oceano. Con l'associazione vogliamo mirare alla formazione e alla crescita sociale dei cittadini, stimolandone l'interesse, la partecipazione. L'associazione Direzione Futuro si è costituita a novembre dopo diversi incontri di alcuni cittadini neretesi che avevano a cuore il bene della comunità neretese. In questo, in un momento in cui sta vivendo questa società un profondo scollamento, un'assenza totale, rapporti tra persone quasi inesistenti. Quando l'associazione è forte e le persone condividono molto di quello che è possibile fare, si ottengono dei risultati straordinari. Tutti quanti, perché evidentemente c'è qualcosa che non va. Bisogna ripartire e cominciare a camminare, guardarsi negli occhi e cercare di andare avanti. Cercate di fornire il vostro impegno, le vostre mani, i vostri cervelli a quello che può essere il miglioramento del territorio. Noi abbiamo il dovere di analizzare di nuovo il territorio e di inventarci un nuovo piano di sviluppo culturale e industriale della Val di Trani. Noi dobbiamo riconvertire questo territorio con ciò che è sintomatico del territorio, e cioè il turismo, l'enogastronomia, la cultura, i beni culturali e, attenzione, la potenzialità umana, l'intelletto, è una delle più grosse industrie italiane. Noi siamo gli uomini e le donne che e portiamo avanti diverse attività culturali, sociali, e forse vorremmo anche proporre alcune argomentazioni ai decisori, ai futuri decisori politici. La partitocrazia, termine nato da Maranino, quasi nazionalista Maranino nel 49, ormai non ha più ragione d'essere, perché i partiti hanno in qualche modo fallito. Le associazioni, tutte le associazioni, nessuna esclusa, possono essere delle sentinelle proprio per la loro variegata rappresentanza dei partecipanti, perché possono conoscere meglio i problemi. Vogliamo coinvolgere, come dicevo, i giovani e le famiglie. Noi siamo il futuro di Nereto, perché se noi non veniamo ascoltati, non ci viene permesso nemmeno di essere ascoltati, prima o poi i giovani se ne vanno, e se i giovani se ne vanno, la rete si svuota e piano piano scomparirà.